Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi vediamo un brano dell'opera del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, la prima parte, per cui come se fosse un intro, nella tonalità di Do maggiore. La ritengo molto importante, qualsiasi stile tu voglia apprendere in termini di scrittura, perché vedrai delle forme di accordi e dal punto di vista armonico un qualche cosa di veramente straordinario. Guarda un attimino l'esecuzione, sono sicuro che il brano lo conoscerai, se possiamo definirlo un brano e non un'opera incredibile, e poi partiamo. Vediamo. Benissimo, guarda bene la mano destra come si deve appunto comportare, pollice, indice, medio, anulare e le forme che andiamo a suonare, lo divideremo in 3-4 pezzetti. Lo vado a fare molto lento, la prima parte è sicuramente un accordo di Do dove spostiamo i bassi. Vediamo un attimino, partiamo in questo modo, molto molto lenti. Spostiamo chiaramente sull'accordo come se fosse di Re. Basso Do, basso Si e ritorniamo alla triade di prima. Ok, da qui faremo un accordo come se fosse di sesta, lo è fondamentalmente. Triade di Re, basso Do. Basso Si. Ci spostiamo Si Do, sempre per prima. Basso La Do. Ora, chiaramente, noi avremo intonato il basso di Mi a Re e suoneremo l'accordo in questo modo. Ok, spostiamo. Fino a qui, senza parlare, ancora un po' più lento e mi raccomando, guarda bene e cerca di studiare e apprendere proprio anche i movimenti della mano destra. Per cui. Thank you.
da qui metteremo giù questa forma. Mi raccomando, vedi che proprio noi avremo l'indice con un barré, ma il movimento del basso si sposta indice mignolo, per cui ci spostiamo. Stessa forma. Ora saliamo con questa diteggiatura, è molto importante. Vediamo ancora questa sequenza che ho appena proposto, per cui ora sale, ecco, e ora, ok, da qui avremo la triade di Fa, basso, Mi Fa, in questo modo, per cui guarda bene come mi sposto. Re Fa. E ora ritorneremo a Do. In dominante. Basso di Fa. Di conseguenza, quando noi saliamo da questa, dove ti ho fatto notare indice mignolo, tre forme che possono essere sicuramente inizialmente difficoltose da eseguire, ma ti raccomando di darti tanto da fare, perché poi alla fine quello che otterrai è moltissimo in termini proprio di tecnica e in termini proprio anche di sentimento, ok? Vedi, per la forma, quarto tasto, terzo, per cui avremo sempre il Do, il La, il Do e il Si, in questo modo. Spostiamo il mignolo in questa posizione. Ok, per risolvere. Queste sicuramente sono le tre forme che ti daranno più difficoltà, ok? Per cui e ora ci apriamo. Ancora così, per andare su un diminuito. Sembra non finire mai, ma è incredibile. E ritorniamo sulla dominante di Do. E chiuderemo con questo basso . Ok, rivediamo dalle parti senza fermarsi, quelle un po' più difficoltose, e cerchiamo un attimino di farlo insieme, per cui molto lento. Thank you.
possa essere utile, esercitati bene per quanto riguarda le forme e soprattutto poi il movimento in arpeggio della mano destra. Alla prossima settimana. Ciao!